Dunque, Abruzzo è diventato internazionale. Musica, fotografia, installazioni, danza, teatro e cinema, ma anche buon cibo. Cultura a tutto tondo nella quarta edizione di Arti in Vita, il Festival Internazionale degli Abruzzi, che si svolgerà a Penna Piedimonte, Guardia Grele, Orsogna, Crecchio e Ortona dal 25 giugno all'11 di luglio. Siamo l'unico festival in tutta Europa che l'anno scorso non ha annullato. Abbiamo riuscito a farlo e pagare tutti gli artisti. E quest'anno abbiamo deciso, dopo tutto questo dramma che è successo durante 2 anni, di lavorare soprattutto sul senso della natura e sul senso degli uomini e le donne che posso c'hanno nella città. Ecco, questa è la rivoluzione un po' di genere che arriva oggi, ma il genere è un uomo e donna, il genere. E anche su come, per esempio, una delle artiste lavora su come gli animali hanno invaso la città durante il Covid, perché non ci stanno più macchine, più niente. Dunque fa tutta un'esposizione a Guardia Grele con questi enormi animali che ci guardano come dicendomi anche io ci ho posto. Dunque un po' su questo, perché il nostro... E anche ci sta un altro artista molto conosciuto in Francia e nel mondo intero in ogni modo, che farà su 2 anni un lavoro sui terremoti in tutto il mondo e include l'Abruzzo in questo lavoro. È un videasta che dopo proietta sulle mura delle città un documentario su una relazione tra scienza e arte. Fin dalla prima edizione, 4 anni fa, il festival è realizzato grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Serenity è lo sponsor, il main sponsor di Arti in Vita da 4 anni. Condividiamo con loro tantissimi valori, soprattutto l'amore per l'Abruzzo, che ha ospitato Serenity, che ospita Serenity ormai da 30 anni, e l'amore per le persone, perché per noi le persone fanno la differenza insieme al territorio.